Ciao a tutti grandissimi e benvenuti in questa nuova fantastica puntata. Siamo di martedì e vi vado ad elencare i 10 orologi che secondo me vale la pena di inserire in collezione, stando per ogni orologio cada uno entro i 1000 euro di listino. Ovviamente vi ho mostrato, come avete visto nel video, i 10 orologi che possiedo e che secondo me fanno quella che è la mia collezione ideale, che sono riuscito con il tempo a crearmi, però mi è stato anche detto sì, ci sono effettivamente gli orologi in alcuni casi abbastanza costosi o che meglio adesso lo sono diventati, mentre magari 10-15 anni fa sicuramente erano più accessibili. Non c'è alcun tipo di problema, mi è stata lanciata la sfida dei 1000 euro, quindi io vi dico la mia opinione: costruire una collezione di 10 orologi con massimo 1000 euro di listino per ogni orologio. Ovviamente, quando si fa una selezione di 10 pezzi in quello che è l'oceano enorme dell'orologeria, bisogna darsi dei limiti, bisogna mettersi dei paletti. In questo caso qui c'è il mio gusto, quindi sono 10 orologi che a me personalmente piacciono molto, alcuni li ho avuti, altri magari li avrò, e c'è il limite di budget di 1000 euro di listino orologio. Anche qui ho voluto scegliere il listino, non eventuali sconti, perché altrimenti anche lì gli sconti possono variare da persona a persona. Avrei potuto sicuramente considerare una scontistica media, però insomma non si finiva più, quindi sono 10 orologi che piacciono a me, che stanno dentro i 1000 euro di listino. Adesso bando alle ciance, io direi di cominciare, vi faccio vedere tutta quella che è la lista e poi vi elenco anche le motivazioni che mi hanno spinto a fare tale scelta. Nei commenti fatemi sapere se la condividete, se non la condividete, se volete cambiare qualcosa oppure quale sarebbe stata la vostra ipotetica lista. Partiamo subito al primo posto, numero 1, un quarzone golosone, c'è tanta voglia di quarzi, lo sappiamo, cronografo Bulova Lunar Pilot. Perché? Perché è un orologio secondo me molto bello, trae una forte ispirazione da quello che è lo Speedmaster, è inutile negarlo, dopo anche qui la missione del 71, l'Apollo 15, ma qua era tutto un altro orologio. Qua abbiamo una modernizzazione di quel progetto per renderlo anche secondo me molto interessante dal punto di vista economico. Infatti parliamo di 529 euro per la versione secondo me più interessante, che è quella con cinturino, per questo orologio che ha un movimento al quarzo, come vi dicevo, ha un'estetica molto simile allo Speedmaster. A me personalmente è sempre piaciuto, l'ho avuto, l'ho venduto, orologio che ritengo interessante, il movimento è anche estremamente preciso, vetro, zaffiro, quindi secondo me ha un bel motivo di esistere all'interno di una collezione. Oltretutto, stando entro i 1000 euro, cronografi meccanici viene un pochino difficile, a meno che non si vada a parare sul Seagull, ma sinceramente preferisco molto di più il Bulova Lunar Pilot. Oltretutto è un orologio anche molto interessante dal mio punto di vista, perché è possibile cucirselo addosso, quindi ci sono svariate misure, c'è col bracciale, c'è con diverse finiture di cassa micropallinata, lucida, colori di quadranti differenti. Quindi secondo me è molto molto interessante come orologio. E questo è al primo posto. Al secondo posto un'icona, un mito di tutto quello che è la subacquea, il Seiko Turtle. Io ho scelto una delle ultime versioni, quindi il King Turtle con lente magnificatrice, un orologio bello, imponente, sicuramente di presenza, ha una cassa riconoscibilissima con questa tipica forma a tartaruga, da lì il nome Turtle, 619 euro di listino per questo diver automatico, secondo me davvero molto bello e ben riuscito. Qua Seiko riesce a dare ad un prezzo secondo me estremamente centrato una grande qualità costruttiva, una grande originalità di design, perché questo è inconfondibile, è assolutamente il Turtle, non puoi scambiarlo con nient'altro, un'ottima vestibilità nonostante le dimensioni siano di 45 mm,
Quindi ne fanno un orologio per gli amanti della subacquea, secondo me molto goloso ed appetibile. È un qualcosa di giusto che secondo me non può mancare in una collezione. Anche qui dopo Seiko offre svariati scaglioni di accesso fino ad arrivare poi alla linea SLA, dove lì insomma si va anche su altre cifre. Però l'idea, la forma, l'iconicità della cassa è sempre uguale per tutti. Terzo posto, un orologio interessante. Parliamo del Tremattic Archivio 1, un orologio che io ho visto dal vivo, che ho toccato, che ho apprezzato, anche adesso al mio polso ho un Tremattic. Questo è ad oggi ritenuto un micro brand, ma solamente per via dei numeri prodotti. In realtà si tratta di un marchio storico che è stato ripescato ed è stato... gli è stata data nuova vita, quindi è stato ripreso questo marchio, è ripartita una produzione di orologi e questa secondo me è anche una bella operazione. In questo caso specifico abbiamo un orologio elegante, quindi un orologio tipicamente elegante, 930 euro di listino, offre una meccanica svizzera assolutamente affidabile, ma quello che lo fa vincere su tanti altri è soprattutto la qualità e la complessità della realizzazione della cassa. Orologio che vi invito ad andare a vedere anche dal vivo per chi ne avesse la possibilità, perché credetemi, merita tantissimo. Oltretutto è anche un marchio storico che poi è stato ripescato, quindi c'è anche tutto questo discorso che rende la storia anche un po' più affascinante, diciamolo. E secondo me vale la pena di essere approfondito. La mia scelta appunto è ricaduta lì soprattutto per queste motivazioni. Va anche detto che la cassa è estremamente particolare, va a richiamare proprio le tipiche forme anni 40, anni 50 ed è, ripeto, realizzata benissimo, ma avremo modo di vederlo meglio nel dettaglio. Quarto posto, Tissot PRX. Nella versione automatica, personalmente ritengo che sia un ottimo orologio, un ottimo sportivo da portare tutti i giorni, pratico, comodo, bella estetica, anni 70 a 1000 e a me piacciono molto quelle forme lì, un bel bracciale integrato, orologio che avrei potuto scegliere anche nella versione al quarzo, che effettivamente era anche più fedele a se stesso, ma devo dire che il Powermatic 80 è un movimento, secondo me, davvero ottimo, con grande precisione, grandissima affidabilità, robustezza, quindi ci sta anche averlo automatico perché effettivamente mi dà quel gusto in più, diciamocelo. Realizzato molto bene, con un listino di 775 euro, secondo me ci stanno alla grandissima. Prodotto, ripeto, molto buono, molto versatile. Di una casa davvero eccellente che Tissot, che sa dare oggetti fatti come si deve, estremamente robusti e curati, secondo me a prezzi molto interessanti. Parliamo sempre di orologi Swiss made, quindi quella è stata in assoluto la mia scelta. Continuiamo al quinto posto con un altro orologio svizzero, un diver. In questo caso parlo del Mido Ocean Star. La versione che vedete è quella in foto, anche qui orologio che mi piace tanto, la versione GMT e devo dire che mi trovo benissimo. Qua siamo a 1000 euro esatti di listino. Casse realizzate come si deve, movimento Mido 80 estremamente performante, bella estetica, capacità di poter scegliere tra molte colorazioni di quadrante e secondo me su un diver è un dettaglio molto rilevante perché sostanzialmente si può andare ad osservare quello che è un ventaglio più ampio, ci si può andare a cucire letteralmente l'orologio addosso, anche magari scegliendo i vari tipi di abbinamento, che destinazione d'uso si vuole fare. Prodotto, ripeto, molto valido, ci si può giocare tantissimo anche con cinturini e bracciali, estremamente versatile, col giusto tocco e heritage, per me approvatissimo. Continuiamo al sesto posto, sempre un'altra scelta dal sollevante, in questo caso qui Citizen con la serie 8. Sono
Sulla Serie 8 mi sento di spendere anche due parole in più perché io credo onestamente che siano orologi molto sottovalutati e snobbati, nonostante un'estetica secondo me molto riuscita, una qualità di realizzazione validissima, un calibro che è il Miyota Serie 9 che dice la sua assolutamente, preciso, robusto, affidabile, e credo che l'orologio anche qui fornito in svariati quadranti e anche trattamenti superficiali dell'acciaio, possa dire assolutamente la sua. Forma originalissima, 790 euro credo che sia un prezzo ottimo di listino per un oggetto con il suo bracciale Miyota Serie 9. Una cassa molto bella, molto originale, anche al polso calza veramente benissimo. Orologio che mi sento di dire un po' snobbato, perché noi quando pensiamo a Citizen andiamo sempre magari sulla linea Diver, andiamo sull'Aqualand, mentre questo, oppure sugli Eco Drive, estremamente tecnologici e performanti, ma questo, credetemi, merita tanta attenzione, perché è un orologio sportivo da utilizzare tutti i giorni, con una gran estetica dal mio punto di vista ed un'ottima meccanica, quindi anche questo molto molto approvato. Settimo posto, qua invece vado a pescare da un micro brand, anche se è un micro brand che ritengo un po' borderline, nel senso che ormai la produzione ha preso piede, hanno tantissimi modelli a catalogo, parlo di Econoitra e parlo del Big Moon, dell'Avero Big Moon. Allora, orologio anche qui particolare, innanzitutto andiamo a introdurre quella che è una complicazione, che sono le fasi luna, che può essere anche interessante tutta la bellezza del quadrante con questa luna gigante, e ad un prezzo secondo me estremamente conveniente, perché parliamo di 840 euro, che secondo me sono molto giusti ed equilibrati per un oggetto anche qui fatto bene, con un movimento svizzero con fasi luna, quindi insomma c'è un qualcosa in più, un bel valore aggiunto. Oltretutto anche questo ci si può giocare con qualsiasi tipo di cinturino, è sicuramente uno sportivo, perché per carità, però magari col giusto abbinamento può andare a strizzare un filino l'occhio all'elegante, qui mi diventa anche molto più interessante, beccati la rima. Continuiamo, ottavo posto, un mito, un orologio famosissimo, io ritengo che sia un orologio elegante, abbiamo l'Hamilton Khaki Field Marf da 38 mm, siamo sul filo della polenta, 995 euro di listino, orologio bellissimo, grande estetica, famosissimo film Interstellar, insomma lo sappiamo tutti. Secondo me è un ottimo prodotto, Hamilton è una casa che produce orologi della grande qualità, una casa estremamente storica, questo è un modello che io ritengo abbia un equilibrio fantastico di forme, di proporzioni, un bellissimo quadrante, è sostanzialmente quello che mi sentirei di definire un evergreen, cioè è bello e buono sempre, ci siamo in tutti i casi. Cinturino in pelle, quindi un orologio che assieme al Tremati vanno un po' nella categoria eleganti, ma secondo me ci sta alla grandissima, veramente veramente un bel pezzo. Continuiamo con un qualcosa, non dico di sportivo, un po' militareggiante, gli ultimi due sono un pochino più sbarazzini, un pochino più militari come stile. Come sapete io sono un grande appassionato di orologi Pilot, a me piacciono moltissimo, piacciono soprattutto i cronografi, magari con complicazione anche flyback. Questo caso era un po' difficile da ottenere vista la cifra, un orologio che avesse queste caratteristiche, ma c'è una casa, e parlo di Laco, che offre degli orologi storicissimi, dei Pilot assolutamente stupendi, a cifre molto competitive. Parlo del Laco Heidelberg, 970 euro di listino, quindi ci siamo assolutamente dentro, orologio Pilot duro e puro, ottimo abbinamento anche con il cinturino in pelle, con i rivetti, massima leggibilità. Insomma, abbiamo un oggetto che trae ispirazione logicamente dal passato glorioso della casa, porta questo orologio mantenendo lo stile ma con tutta la comodità della modernità.
Quindi insomma siamo davanti ad un pilot molto molto bello. L'arco, ho avuto la possibilità di toccarli tante volte con mano, sono orologi fatti benissimo, anche qui permettono svariati livelli di eccesso, quindi un marchio sicuramente trasversale, molto intelligente da questo punto di vista. Questo orologio secondo me vale tanto la pena. Un Laco potrebbe assolutamente entrare a breve in collezione, perché sono orologi che mi danno una certa emozione. Chiudiamo il cerchio, quindi chiudiamo questa rassegna dei 10 orologi con un Villervetta, con un Dynawind. Io credo che sia un orologio estremamente valido, 950 euro di listino. Abbia una forma di cassa davvero armoniosa, molto sottile. Questa è la versione con bracciale che io andrei ad acquistare per completezza, anche se è un orologio che sta benissimo sia con il cinturino ma soprattutto anche con un nato. Tipico stile field, molto militareggiante, tanta possibilità di spaziare nei colori del quadrante, questa finitura pallinata che me lo rende molto tool. E devo dire che è veramente un bel pasticcino di orologio. Personalmente mi dà quell'idea di orologio strumento, ma potendo scegliere anche il colore con quel tocco in più. Quindi a me devo dire che sono piaciuti davvero tanto. Benissimo ragazzi, questa è la selezione di 10 orologi che ho scelto personalmente in base al mio gusto, in base a quello che è anche il mio modo di rapportarmi all'orologeria, entro i 1000 euro di listino. Fatemi sapere se sono nei vostri gusti, se li avreste scelti anche voi, se avreste optato per qualcosa di differente. Insomma, le scelte sono tantissime. Ho voluto anche appositamente, ci tengo a dirlo, optare per 10 marchi differenti, anche se potrei capire in tanti di voi, e qualcuno me l'ha già detto quando gli ho spoilerato la lista, ma io forse avrei scelto due Seiko, avrei scelto tre Seatensy, però volevo offrire un ventaglio più ampio. Io credo che se una persona ha 10 orologi in collezione, la scelta migliore da fare sia di avere 10 marchi diversi, perché questa è una passione talmente grande, talmente ampia, che se il numero di orologi è decisamente importante, si può anche perseverare in quello che è un marchio, ma diversamente se gli orologi sono 10, che comunque per carità non sono assolutamente pochi, il mio consiglio è di avere 10 marchi diversi e di provare appunto 10 realtà diverse. Benissimo, io cari amici vi ringrazio, noi ci vediamo giovedì che c'è una fila di petardi. Cominciamo qua, l'ultimo dell'anno arriva prima, eh. Orologi molto golosi e molto interessanti. Ovviamente vi faccio vedere Pedrone, che è sempre il numero uno. Vieni qua, bel mustacchio, stavo dormendo a quattro di bastoni sul divano. Eccoci qua. Te Pedrone, dimmi nell'orecchio, dimmi qual è il tuo preferito. A te sei un Seikon, vai di Seiko Tartle. Sì. Benissimo cari amici, come sempre è stato un piacere, iscrivetevi al canale, entrate nel gruppo Telegram, io e Pedrone vi salutiamo, ci vediamo giovedì, ciao!